colpo grosso in un'azienda che tratta la compravendita di autocarri con gru e macchinari in genere per la movimentazione di Brendola, la Bison Gru, con sede in zona industriale in via Einaudi. Lì, dove stanotte, un orario ancora imprecisato, una banda ha asportato con disinvoltura grossi macchinari come tre bracci meccanici nuovi di zecca e anche due mezzi autocarro dopo aver forzato un ingresso del capannone dove erano custoditi. Le verifiche dei titolari e del personale risultano in corso per capire se altro materiale meno ingombrante sia stato trafugato. Potrebbe il tutto superare i 100.000 euro. L'allarme è scattato stamattina intorno alle 7, quando i cancelli dello stabilimento sono stati aperti per accogliere i dipendenti. I segni del furto aggravato avvenuto nel corso della notte precedente erano evidenti. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Brendola prendendo atto del reato. La banda di ignoti, sicuramente specializzati in questo tipo di raid con macchinari pesanti come bottino studiato a tavolino, si è creato un varco d'accesso dopo aver forzato un cancello carraio. Dal piazzale hanno superato il secondo stato, che li separava dal target prefissato, vale a dire il portone di accesso alla ditta, puntando dritti ai bracci gru in attesa di essere montati sugli automezzi. Grazie ai rilievi sul posto e all'acquisizione di filmati di videosorveglianza della zona, i militari dell'arma contano di ricavare presto indizi utili, quello che appare come una sorta di crimine di nicchia in un settore particolare con refurtiva destinata al mercato nero e sospetti sui traffici dell'Est Europa.